Avevamo già preannunciato la formazione della Catania che vi confermiamo per questa dodicesima giornata di campionato Stadio Partenio di Avellino. Il Catania mantiene il modulo ma cambia sostanzialmente gli uomini in campo. Frison tra i legni, Peruzzi sarà l'esterno di destra con Guillaumbert che è stato adattato dal tecnico della formazione rossazzurra nell'inedito ruolo di esterno di sinistra. I due centrali nella fase difensiva della Catania saranno Sauro e Capuano, centrocampo a 4, dove praticamente a quel punto viene avanzato Monzon nella linea dei centrocampisti con Martigno sull'altro fronte, Escalante chiaramente confermato insieme all'esplosivo Rinaudo e ancora novità e turnover in avanti, chiaramente l'assenza di Rosina Pese. A questo punto viene riabilitato un altro giocatore messo ai margini nelle ultime 3 giornate di campionato dalla tecnico della formazione rossazzurra, ritorna Lietto affiancato naturalmente dal capocannoniere della Catania Emanuele Calaioi in panchina. Ficarra, Marcelinho, Garuffi, Caleio, Cani, Krapek, Jankovic, Parisi e Ramos di fronte a circa 6.000 spettatori qui ad Avellino in una splendida giornata di sole. Invece il tecnico della formazione di casa schiera il classico 3-5-2, ma anche qui ci sono delle novità con Gomis, Trelegni, Pisacane, Vergara e Chiusa saranno praticamente i tre dell'assetto centrale difensivo della formazione biancoverde. Visconti e Regoli invece saranno i due delle corsie esterne con Arini, Cone, D'Angelo, Castaldo ed Arrighini. Invece anche qui novità per la scelta di Arrighini tra le linee più avanzate della formazione di casa, il posto al fianco chiaramente al capocannoniere con 7 gol, Castaldo a disposizione, Frattali, Petrucciolo, Zito, Pozzebon, Comi, Suomaré, Bitante, Angeli e D'Attilio. L'arbitro della partita è il signor Aureliano di Bologna, Guardalini, Peretti di Verona e Calò di Molfetta, il quarto uomo Marta Zori di Cagliari, le squadre che sono in area di rigore Mamma per mia. l'Avellino. E qui chiaramente Frison su Castaldo, il calcio di rigore che giunge al minuto 21, tutto errore di Gaston Sauro che praticamente si è fatto masticare sulla corsia di sinistra un paio di metri in una corsa di 15. Con però la certezza da parte del direttore di gara nel assegnare il calcio di rigore contestato da parte della Catania. Ma intanto vediamo gli sviluppi della battuta di questo calcio di rigore con Castaldo dagli 11 metri, la rincorsa di Castaldo e il tiro e il gol dell'Avellino. Gol al minuto 21esimo con Castaldo, molto da rivedere però sull'azione che ha portato al calcio di rigore, ancora una volta diciamo un dubbio sull'intervento falloso di Frison che si era visto recapitare in area proprio pallone Castaldo e a quel punto forse il guantone si è allungato oltre la palla e ha coinvolto anche il piede d'appoggio dell'attaccante della formazione biancoverde, dall'altro però tutta la manovra che si è sviluppata sull'asse in regoli con Gaston Sauro che praticamente in maniera assolutamente pachidermica ha inseguito il giocatore per oltre 15 metri, gli ha consentito la girata assolutamente sbandato nella circostanza, probabilmente anche lì poteva essere zona di Peruzzi, ma diagonale era stata seguita proprio da Sauro che sembra il giocatore col più ritardo nella chiave di reattività della formazione rossazzurra. Fuori gioco nel frattempo per l'appoggio in crescita Monzon, l'avevamo già notato la settimana scorsa, Marcelinho sul punto di battuta del calcio di punizione, pallone che è stato all'interno dell'area rigore e poi messa fuori con probabilmente una palla in attacco da parte dei giocatori della formazione rossazzurra. Rimane dolorante e Zito, calciato bene il calcio di punizione con Alletta, l'arbitro guarda i suoi assistenti mentre c'è Frison, è l'ultima possibilità per la formazione rossazzurra per andarsi a recuperare il gol del pareggio. Capuano alza il pallone a campanile
dalle parti di Calaiò, da una parte all'altra, rettangolo di gioco, con l'arbitro che ferma però la manovra offensiva, la formazione rossazzurra per comandare un calcio di punizione per un fallo che molto probabilmente Calaiò proprio non ha commesso. Mancano 10 secondi alla fine di questa partita, quasi tempo finito, mentre Ciani dimostra insomma di essere intollerante per i secondi che scorrono e perché Gomis si sta prendendo tutto il tempo per andare a battere questo calcio di punizione. 4 secondi oltre i 4 minuti concessi per il recupero, il tempo di battere questo calcio di punizione, la partita è finita. Il Catania esce sconfitto dallo stadio Partenio di Avellino, una partita giocata male dal Catania, finita peggio dalla formazione rossazzurra per quelle che erano le premesse e i presupposti di una gara, di una partita che vedeva il Catania sull'onda lunga dell'entusiasmo che giungeva agli 8 gol realizzati a 2 vittorie consecutive all'interno delle mura amiche. Ancora una volta le trasferte si dimostrano davvero la terra promessa della formazione rossazzurra, promessa e mai mantenuta, perché contro questo Avellino, contro una difesa rabbia come quella dell'Avellino, contro una squadra che sostanzialmente nelle ultime 3 partite aveva soltanto realizzato 2 punti, un Catania con gli attributi, un Catania con le palle, la palla l'avrebbe messa sicuramente almeno una volta bene in più alle spalle di Gomis, cosa che è successa, l'ha fatto una volta in meno, finisce Avellino 1, Catania 0 e dallo stadio Partenio è tutto, mentre tutti qua festeggiano chiaramente al ritorno, grazie alla Padre. vittoria, alla squadra di Rastelli, la ritorna allo studio ad Angelo Mica. Pubblicità.